nella passata stagione è stato uno dei casi che più ha interessato l'opinione pubblica. Pamela Prati e la sua storia, Fasulla, con l'imprenditore Mark Caltagirone aveva puntato i riflettori sul caso delle truffe romantiche online. Profili rubati, promesse d'amore che poi si tramutavano in richieste di denaro. Pamela Prati, come tutto il suo entourage, erano usciti a pezzi da quella storia. Adesso però che la tempesta è passata, qualche potrebbe cambiare. Punto la presenza di Pamela Prati in televisione è richiestissima da mesi. Sembra però che la showgirl sarda abbia rifiutato quella esclusiva a Mediaset per andare a Non è l'arena di Massimo Giletti. Avrebbe preferito un programma di taglio giornalistico per continuare a raccontare del Praticate e di Mark Caltagirone. E tutto, nonostante un cachet da capogiro. Secondo Fanpage, il biscione le avrebbe proposto 500.000 euro per l'esclusiva della sua immagine. Erano previsti l'intervista a Verissimo da Silvia Toffanin e la partecipazione come concorrente al Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini, per la seconda volta, chi non ricorda la famosa chiamata del taxi dentro la casa più spiata d'Italia. L'accordo avrebbe dovuto escludere i programmi di Barbara D'Urso a causa del rapporto ormai incrinato tra le due donne dello spettacolo. La trattativa, però, non è andata in porto. La Prati avrebbe rinunciato a 500.000 per garantirsi la possibilità di essere ospitata da Massimo Giletti, dove avrebbe preso di meno. La decisione di andare alla 7 sarebbe stata maturata in virtù di un approccio giornalistico all'altezza delle sue aspettative. Giletti ha ospitato Pamela Prati domenica scorsa, durante la prima puntata della nuova stagione. A Non è l'arena ha raccontato la sua versione dei fatti e mostrato le chat con il fantomatico imprenditore. Insomma, il giornalista ha riacceso i riflettori sul Pratigate. Pamela, in studio, ha raccontato particolari piccantissimi della sua relazione online con quell'uomo dall'identità sconosciuta che si nascondeva dietro un account. Cosa accadrà ora a Cologno Monzese dopo l'ospitata di Pamela alla 7? Sembra ci sia stato un terremoto e sia in atto un piano per riportarla a Canale 5. Forse in veste di super ospite. Meglio usare il condizionale.